inaugurato il nuovo Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici nei rinnovati locali della Fondazione Colocci di Iesi. Giovedì 6 novembre c'è stato il taglio del nastro dei nuovi locali, dislocati su un'area di oltre 400 metri quadri, alla presenza del presidente della Fondazione Colocci, Gabriele Fava, del rettore e del preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, Roberto Sani e Rino Froldi, e del sindaco di Iesi, Fabiano Belcecchi. Nuovi corsi attivati e ben 15 operatori dell'Università di Macerata che d'ora in poi opereranno in pianta stabile negli uffici all'interno della nuova ala dell'edificio. 8 ricercatori, 5 docenti, un segretario generale ed uno amministrativo. La nascita del Dipartimento e l'attivazione dei nuovi corsi accrescerà ancora di più la capacità attrattiva di Iesi, ci dice il sindaco, rafforzando i legami con l'Università di Macerata e conferendo alla sede iesina le caratteristiche di un polo universitario a tutti gli effetti. Soddisfazione anche per il presidente della Colocci. Questo è un traguardo importantissimo per noi e per tutta la città, afferma Fava, perché crea occupazione intellettuale e rafforza i legami tra l'università e il mondo produttivo. La sezione giuridico-economica, infatti, offrirà servizi, studi e ricerche al mondo dell'imprenditoria locale e collaborerà con la Colocci anche nell'organizzazione di convegni, seminari e master. Un plauso va ai soci della Fondazione, continua Fava, per aver creduto in un investimento così ambizioso in un periodo in cui nella ricerca si investe purtroppo poco e male. Dopo il taglio del nastro, un convegno di alto profilo economico su crisi finanziaria internazionale e sistema bancario italiano, nel quale è intervenuto Marco Onado, docente della Bocconi di Milano, autorevole voce su economia e sistemi finanziari ed editorialista del Sole 24 Ore. La crisi è di vaste proporzioni, ci dice Onado. Gli Stati Uniti e i principali paesi europei hanno varato piani per sostenere i sistemi bancari, scongiurando uno scenario depressivo da anni 30, ma ora bisogna limitare la recessione e bloccare il meccanismo di contagio dal sistema finanziario a quello reale, anche nel nostro paese, continua Onado, dove l'intervento dello Stato deve essere condizionato all'impegno delle banche a non ridurre il credito nei confronti di famiglie e imprese. Intervento che però non dia all'esecutivo un potere esageratamente forte e discrezionale.